Pagina degli esteri, perché tra poco meno di un'ora, e cioè alle 20, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncerà se il paese resterà nell'accordo sul programma nucleare iraniano. Andiamo in diretta dalla corrispondente a New York, Giovanna Botteri. Buonasera. Buonasera, anche questo pesa sulla tensione internazionale e delle borse. Fra pochissimo sapremo, il mondo saprà, se gli Stati Uniti hanno deciso di restare all'interno dell'accordo sul nucleare iraniano oppure, come più volte annunciato e minacciato dal presidente Trump, se ne andranno. C'è stato un rincorrersi di notizie tra Washington e Parigi dopo la telefonata di Trump con Emmanuel Macron, in cui sembra che il presidente abbia detto ce ne andiamo dall'accordo. È un accordo assolutamente devastante, esattamente la posizione di Israele e di Netanyahu. Quello che potrebbe essere una opzione per gli Stati Uniti e Trump è di reimporre le sanzioni che erano state tolte. In questo caso la reazione di Teheran sarà durissima. Il capo dei Pasdaran ha detto che Teheran non resterà con le mani in mano di fronte ad un'offesa così forte e così dura degli Stati Uniti. Siamo pronti a tutto, dicono da Teheran. Per il momento è tutto, attendiamo la decisione di Trump.